Allora, la mostra si chiama Sottosopra, si suddivide in due spazi che sono questo salone e il piano esattamente superiore che è un terrazzo. E in questo piano ho esposto questo lavoro che fa parte, si chiama Racconti del Sonno, il progetto a cui sto lavorando. Sono una serie di appunti che realizzo su una serie di taccuini, notebook che giornalmente compilo. E quindi queste scritte in realtà vengono da questi quaderni. In questo caso sono state realizzate su tela con dei timbri di colori acrilici e sono state posizionate in questo spazio tentando di non invadere e non modificare troppo lo spazio, che già di per sé è molto significativo, caratterizzante, e per cui abbiamo deciso di allestirmi come fossero una sorta di soprammobili. Non ci sono spot se non delle luci date dalle lampade, e quindi non volevo assolutamente una situazione, diciamo, da galleria, ma qualcosa che si integrasse assolutamente con lo spazio. E in allestimento, oltre a tentare di non invadere lo spazio, perché questo succederà nel piano superiore invece, è un allestimento che non è assolutamente ripetitivo, anzi quest'idea che lo spettatore, comunque chi vede la mostra, in qualche modo resta spiazzato dal fatto che in realtà c'è un allestimento che è sempre diverso, con delle piccole variazioni. Per esempio ci sono gli unici due lavori che sono a muro, quindi quadri, ma sono gli unici due. Poi alla fine gli altri sono, come dicevo prima, sistemati come una sorta di soprammobili, comunque occupano uno spazio senza tentare di invaderlo. E se vogliamo, ma uso questo termine non con un'accezione negativa, un allestimento qui in questa sala è un allestimento un po' più forse borghese, nel senso che comunque si adatta, cerca di convivere con questo salone meraviglioso, cosa che invece poi si ribatterà, da qui il titolo appunto della mostra Sottosopra, perché tutto quello che noi vediamo in questo salone a un certo punto nel piano superiore si ribatterà e diventerà un altrove, dove tutto ciò che vediamo, tutto ciò che vediamo qui è come se lo vedessimo in uno specchio, al di là dello specchio, però è uno specchio che ribalta totalmente la costruzione dell'opera, dell'allestimento. Allora, rispetto a questa mostra, si chiama Sottosopra, come ho già detto prima, rispetto, diciamo, al piano inferiore in cui avevamo questi lavori, queste scritte che erano realizzate in maniera molto meticolosa su tela, rispettando i margini in maniera molto, molto precisa, molto meticolosa, qui invece come se la situazione si ribaltasse. Da qui il titolo Sottosopra, è come attraversare lo specchio e trovarsi in un altrove che rispecchia un po' quello che abbiamo visto giù nel piano di sotto, ma in maniera forse distorta.
E quindi le scritte sono, i testi sono un po' più deliranti, c'è meno narrazione, e come se le frasi, le parole andassero ad incastrarsi tra di loro, ma senza un nesso specifico, senza una vera e propria narrazione di fondo. Da qui l'idea di avere. Poi mi piace anche molto che, giocare con le parole, quindi in alcuni. In alcuni lenzuoli ecco, ci sono questi giochi di parole. Lenzuoli perché? Perché i lenzuoli sono qualcosa, almeno io credo che siano qualcosa di assolutamente intimo e privato, e in questo caso invece ribaltando quello che c'è giù nel piano inferiore, li rendiamo pubblici, quindi sono lenzuoli con delle scritte, ma che non sono più, non richiamano più la sfera privata, ma la sfera pubblica. E, abbiamo creato un percorso per cui devi un po', ecco, attraversare questi lenzuoli, ci sono delle porte immaginarie che attraversiamo per poter arrivare poi alla fine del percorso ed eventualmente poi ritornare indietro leggendo tutto quello che c'è scritto, ma rileggendolo da dietro, quindi in maniera speculare, al contrario.